Presidente, una pala decisamente molto interessante, risparmio energetico, diciamo energia pulita. Quali caratteristiche ha questa pala? Dunque, partiamo dalla potenza. Al massimo di giri, che è 200 giri al minuto, riesce a produrre 4 kW e mezzo. Questa è la potenza. Con questa produzione, che ha il vantaggio rispetto al fotovoltaico, che il vento c'è sempre. Praticamente, quindi possiamo avere l'alimentazione della serra anche di notte, cosa che non è possibile con il fotovoltaico. Avete scelto proprio la vigna, in mezzo alla vigna, proprio anche... È stato così, l'idea di René di fare la vigna labirinto è stata già un'ottima idea che finora, diciamo, per quanto riguarda, per quello che è la mia conoscenza, non esistono altre vigne a labirinto. Poi quello di collocare è stata un'idea di essere effettivamente per dare maggior risalto a quello che è, diciamo, la opera loro, cioè praticamente questa pala eolica con queste vele che sono di un bianco, di un color bianco che diventa azzurro quando è colpito dal sole. Per di più abbiamo predisposto 4 faretti, per cui di notte questa pala, che è bianca, si potrà vedere anche da dove abito io, sarà illuminata da dei fari con luce colorata. E tutto questo vedremo che l'alimentazione per quanto riguarda la serra con le orchidee saranno delle orchidee bellissime, sì, sicuramente. Sicuramente, adesso noi finora non abbiamo mai fatto questo tipo di coltivazione, ma siamo persone che imparano presto, quindi sono sicuro che già dall'altura in avanti potremo cominciare a mettere le prime piantine piccolissime di orchidee e pian piano, diciamo anche con l'aiuto di qualche esperto, quello che c'ha il proprietario di un vivaio, di una serra a Milano, il quale può venire anche una volta magari a darci un'occhiata, darci dei consigli, ma noi impariamo presto, sono sicuro che... E vorrei anche, diciamo, oltre alla pala e alla serra, tutto questo lo dobbiamo grazie alla San Paolo, diciamo la Fondazione San Paolo, fondazione che, diciamo, ha avuto il benestare da CESVI, che per prima ha guardato il nostro progetto e ha dato il benestare per procedere, è passato a Torino, dove c'è proprio, diciamo, la direzione di San Paolo, fondazione, che ha dato l'ok. Da quel momento è partita una raccolta fondi di diciamo, tutti gli sportelli San Paolo della Valle d'Aosta e anche parte del Canavese, eccetera. E in 2 mesi sono stati raccolti 145.000 euro. Quindi noi dobbiamo ringraziare la San Paolo perché da soli non avremmo mai potuto affrontare una spesa del genere. È sempre bello tornare a Olignan. René, ti ringrazio di averci chiamato, perché tutti gli anni avete non una ma 2 o più iniziative. Questa è una bella iniziativa, un'iniziativa che vi fa onore ed è un progetto che già a studiarlo bisogna essere già un po', non dico con la mente aperta, ma molto aperta. Ce lo racconti questo nuovo progetto? Guarda, è un progetto molto interessante, è nato chiaramente l'anno scorso, un'opportunità, la Fondazione San Paolo ha aperto dei bandi e abbiamo partecipato, quindi con delle idee che andavano in qualche maniera a creare un elemento di inclusione con un elemento di sviluppo di quelle che erano e che sono le energie rinnovabili. Quindi abbiamo detto, già abbiamo una buona produzione di energia dal sole, proviamo a sfruttare il vento, e questo vento ci servirà per creare dell'energia elettrica che alimenterà una serra, quindi una possibilità appunto per i nostri utenti, ma anche per tanti alunni delle scuole, per tante persone che avranno piacere di venire qua da noi per sperimentare. Abbiamo immaginato la produzione di orchidee, che è una pianta che naturalmente piace, sta negli appartamenti, sta nelle case, è pregiata, e questo dovrebbe essere quell'elemento inclusivo che porta tante persone sicuramente a visitare la struttura di Olignano. Qual è l'intervento dei vostri ospiti, questi ragazzi che sono pieni di buona volontà, devono essere guidati e hanno sempre voglia di fare? Loro hanno sempre voglia di fare, quindi si tratta da parte nostra in realtà di mai parlare di disabilità, ma di parlare di cose che tutti possiamo fare, quindi l'integrazione, l'inclusione, queste sono un pochino le parole chiave.
E poi naturalmente quando si parla di energia, forse penso che i nostri utenti sono i più forti creatori di un'energia umana di cui tutti ne abbiamo tanto bisogno. Quali occasioni come queste per rafforzare l'amicizia che c'è fra loro? Ci manca forse questo, ci manca l'amicizia, perché mancando quello manca anche un dialogo. Come vedi, noi ci conosciamo da tanti anni, abbiamo creato dei rapporti, no? E questi rapporti, come hai detto tu all'inizio, vengono sempre alimentati da delle occasioni di incontro, e questo vuole essere una bella occasione di incontro. Abbiamo tanti amici che verranno a visitarci oggi, a vedere che cosa stiamo facendo, a condividere questo spirito che veramente forse è molto più comune di quanto si possa pensare. Si tratta chiaramente di attivarlo e poi tutto succede. Bene, e voglio aggiungere una cosa mia, tutta mia particolare. Quando ci si trova tra amici, fare quattro chiacchiere, magari anche a dare una mano per costruire qualcosa, e si è attorniati da un paesaggio del genere, non si può che dire che bella che è la vita. L'intervento di Edileco in questo progetto. Come Edileco abbiamo incontrato Fondazione Olignan e Nessere e ci siamo messi a servizio di questa bellissima idea che sposa assolutamente quelli che sono i nostri valori di promozione delle realtà di eccellenza sul territorio. Una realtà come Fondazione Olignan, che fa della socialità e dell'attenzione alla sostenibilità i suoi punti cardine. Ci siamo subito trovati, ci siamo messi al lavoro e come Edileco, come cooperativa, come gruppo di lavoro, abbiamo aiutato la Fondazione Olignan alla costruzione e alla progettazione della serra, che ospiterà una serra di 50 metri quadri che ospiterà le orchidee, che sono al centro del nostro progetto, del progetto che tutti e tre abbiamo realizzato insieme e che ci auguriamo possa essere davvero un simbolo di purezza e di energia positiva, ovviamente sostenibile, del territorio valdostano. Don Fabio, come mai oggi Olignan a vedere, diciamo, queste opere che vanno avanti per dare sollievo e risparmio soprattutto a questa bella comunità? Io sono qui per amicizia, quindi è davvero una fondazione di amici e che ispira amicizia. Quindi anch'io, che sono qui in Val d'Aosta per i militari, quindi per un aspetto un po' particolare della vita e ad accompagnare un luogo un po' del tutto speciale, un po' complesso come una caserma degli alpini, ecco, però si trovano queste realtà di bellezza, di amicizia che da subito ispirano simpatia. E io sono qui per questo, perché sono diventato amico di questa fondazione e delle persone che la compongono, rispondo sempre volentieri agli inviti, sono venuti anche loro al nostro comando, al castello, siamo amici anche con il comandante di questa fondazione. Ecco, allora l'amicizia è la parola che mi porta qui oggi a gioire insieme a questi amici per questa nuova tappa, per questo nuovo traguardo, o meglio per questo inizio di progetto. È un piacere trovare un grande chef, giovanissimo, chef stellato. Paolo, sei qua a Olignan perché mi sa che ogni tanto tu fai visita per proprio scopi non ludici ma proprio culinari. Sì, c'è una grande collaborazione che è iniziata 4 anni fa quando sono arrivato in valle grazie a René con Olignan, dove noi veniamo qua a raccogliere insieme ai ragazzi che lavorano qua a Olignan delle erbe spontanee, delle erbe officinali che poi andiamo a utilizzare nei nostri piatti. Quello che mi ha colpito un po' di anni fa, che ci siamo incontrati per la prima volta, diciamo, in quel prato sottostante, avevi un cesto di invimini e raccoglievi delle cose strane, che avevano delle piccole palline che dicevi che passavi al forno per poi, cioè, Olignan, al di là dell'operatività sociale che ha, diciamo, è molto attento anche al territorio, all'ambiente e soprattutto, posso dire, produzione di nicchia. Sì, perché ci sono comunque una produzione tutta quanta in biodinamica, e questo permette anche a tutte le colture al di fuori di quelle seminate, quelle tracciate, come vediamo anche nei campi, che ci sia molta biodiversità, quindi crescono tantissimi fiori, crescono tantissime piante ed erbe spontanee che non sono contaminate, che si possono anche utilizzare nelle preparazioni. Una cosa, io parlo per me ovviamente perché sono curiosissimo, come fai ad arrivare a pensare che
faccio dei nomi a caso, dei semi di papavero lavorati in un certo modo ti danno, con l'abbinamento con altri gusti, delle cose particolari di eccellenza e che solo tu riesci a fare. Beh, quello è tanto studio, bisogna prima iniziare a conoscere i prodotti, conoscere la materia prima, capire come poterla utilizzare e poi viene l'applicazione. Quindi in realtà davvero c'è tanto tanto studio, tanta ricerca alla base del nostro lavoro. Soddisfatto della tua azienda in piazza Chanoux di Aosta? No, molto, è stato bello far rivivere un salotto così in centro alla piazza e vedere che comunque c'è molto interesse sia dai locali che da parte dei turisti. E per quanto riguarda il Piemonte, sappiamo che anche lì c'è un'attività, diciamo, decisamente interessante che hai. Beh, io sono piemontese, quindi continuo a collaborare con tutte le aziende piemontesi con le quali da sempre abbiamo dei rapporti, non ultima la Fiera del Tartufo d'Alba, dove partecipiamo sempre molto attivamente, portando però anche dei prodotti valdostani in abbinamento.